inizia con questa puntata il nostro viaggio nel mondo dello sci alpinismo. Un viaggio fatto assieme a voi, a fil di cielo, nel cuore delle Alpi, dalla Francia alla Svizzera e all'Italia. Non soltanto le competizioni, ma anche quello che sta davanti a ogni gara, ovvero i luoghi e soprattutto le persone. Si parte, il viaggio inizia. Storicamente, in un contesto montano ed alpino in particolare, lo sci alpinismo rappresenta una sorta di risposta naturale ad un bisogno reale, quello di potersi muovere e spostare da un luogo all'altro. Nato tra le popolazioni di montagna come necessità di stabilire relazioni, di mantenere rapporti, in alcuni casi estremi anche di semplice sopravvivenza, lo sci alpinismo diviene poi, proprio tra le montagne dove è nato, un'occasione, se non di svago, quantomeno di vita sociale. Più che di vere e proprie competizioni, a inizio del secolo scorso, in diversi villaggi alpini, si inizia a parlare di sfide di paese. Gli anni 30 del Novecento segnano poi, di fatto, un passaggio importante per lo sci alpinismo verso la sua dimensione agonistica, un ruolo centrale, e qui quello della Scuola Militare Alpina di Aosta. Una storia straordinaria che nasce con la Scuola Militare Centrale di Alpinismo nel 1934, prosegue poi con la Scuola Militare Alpina e prosegue tutt'oggi sempre più viva e vitale col Centro Addestramento Alpino. Il rapporto è forte, profondo, indissolubile. Lo sci alpinismo è legato alla nascita della Scuola Militare Alpina, cominciare dalle vittorie del 35, del 36, del 37, del Mezzalama, che in qualche modo hanno coinciso insieme con la vittoria della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici invernali di Garmisch nel 1936, alla nascita di quella componente sportiva tanto tanto importante per le tradizioni degli alpini e dell'esercito italiano. Ma lo sci alpinismo in tutto questo ha un ruolo che è importantissimo, fondamentale. Lo sci alpinismo in qualche modo rappresenta l'essenza dello sport militare, perché unisce in sé tutti quei valori che sono tipici dell'essere alpini, quindi andare in montagna, vivere la montagna, soffrire in montagna, vivere la montagna in tutti i suoi aspetti, con le componenti sportive della salita, dell'alta quota e della discesa. Quindi nulla più dello sci alpinismo rappresenta l'essenza dei valori sportivi della Scuola Militare Alpina di un tempo, del Centro Addestramento Alpino di adesso. Il 28 maggio del 33 nasce il trofeo Mezzalama, nella stessa annata, nel luglio, il Tour del Ruitor. Nel cuore della montagna lombarda, nel 36, è la volta del trofeo Parevicini. In Svizzera nasce nel 43 la mitica Pro Tour des Glaciers. Tra anni 40 e anni 50 il trofeo Caninsi in Friuli e la Tre Rifugi nel cuore della provincia cuneese. Nel 1971 rinasce il trofeo Mezzalama con la sua settima edizione. Negli anni 70 il trofeo Bozzetti Piona ed il trofeo Robert Orlando. Tra anni 70 e anni 80 nuove competizioni portano alla Valle d'Aosta i vertici mondiali dello sci alpinismo, come il trofeo Carlo Maurizio Fiù, il trofeo Lieto, il trofeo Bruno Welt ed il trofeo Miseren. Gare in Valle d'Aosta, ma anche atleti di rilievo. Ne abbiamo incontrati tre che hanno fatto la storia dello sci alpino negli anni 70 e anni 80. Nella Valle di Cogna abbiamo incontrato per voi Giuseppe Pechourier, Ettore Champetavi e Giorgio Pellissier. Visto qua gli sci che devo fare in Mezzalama nell'83. Gli attacchi non ci sono, però. Gli attacchi ormai funzionano attimo. Persino spaiati, guarda la funzionatura del Mezzalama. Però avevano le lamine queste qui, sì. Un po' di lamina. Leggerissimi, Oddio. Delicati. Abbastanza sì, leggeri. Come sci da fondo. Ti ricordo qua invece i primi che usavamo negli anni, fine anni 70, primi anni 80. Primi anni con l'attacco largo e poi dopo anche con l'attacco stretto. Pensa a te. Quindi adesso scendere giù con dei canalini gelati, con sta roba qua, con quei bastoni lì. Da tutti i diagonali. Per me lo sci alpinismo è vivere la montagna in inverno. Lo sci di fondo è bello, però quando si è su in quota, magari con una bella giornata, un bel panorama, e comunque a me ha dato sempre molta soddisfazione.
Poi salire, arrivati in cima, si tolgono le pelli e si fa una bella discesa, non devi seguire piste battute, vai un po' dove vuoi, valanghe permettendo, È anche istinto lo sciopinismo. pendio. È molto più istintivo, ognuno si disegna la sua traccia, è molto più naturale, praticamente è l'inizio dello sci, lo sciopinismo. Jordan, è salore. Detto Champagne David, detto Mandi, che cosa aperta lo scialpinismo? Sono molto d'accordo con il mio amico Patch, che dice che lo scialpinismo è vivere la montagna. Certo, è questo. E vivere la montagna nella maniera più naturale che c'è, perché noi siamo in montagna, quindi lo spostamento verticale è una cosa innata dentro di noi. È una questione culturale, è una questione di sopravvivenza, perché una volta in tutti i paesi di montagna bisognava comunque spostarsi dalle parti alte dei paesi alle parti basse. Quindi questo spostamento verticale, E lì sia nasce lo d'estate che in... sciopinismo. Certamente, sono pienamente d'accordo con lui. Lo sciopinismo è l'espressione di quello che siamo. Di quello che siamo, perché noi siamo frutto di questi spostamenti verticali. Perché senza questi spostamenti verticali noi non saremmo qui. Perché i nostri vecchi, i nostri avi hanno dovuto spostarsi in questo senso verticale per poter sopravvivere, per poter sfruttare le zone alte dei paesi e le zone basse. Perché vivevano, non vivevano generalmente in un solo villaggio, vivevano dislocati in diversi villaggi o in diverse zone della montagna. E in inverno lo spostamento più semplice e più sicuro era lo sci. Quindi lo sciopinismo è sicuramente questo. Lo sci va bene. Questa è la prima edizione di Trofeo Più. Da stente nu. Pare, pare. Ma è te la raspa laterale, vai? Questo è lo figlietto. E lo bozzetti, sempre qua te. Questa invece è la sua all'arrivo di Mantova, che è facendo il trofeo È già Wells. lo Wells. La bella del Wells. Devi farlo duco E lo Wells. Giorgio, ti fai lo te lo Wells. Uè, voglio. Cannolino Quando avevo su dell'Aquila. lì in Mantova, ti fece lo cannolino dell'Aquila. Lo sci alpinismo, secondo per me, è stato forse lo sport più bello che c'è a livello per i paesaggi, per la fatica, per cosa trovi con la neve, cioè trovi delle volte della neve che è zucchero, come trovi una neve che non riesce a fare una curva e poi vai in posti che sono meravigliosi. La fatica però e poi anche la gioia. Poi nelle gare, logico che nelle gare ti tiri sempre il collo, però vabbè, fa parte del gioco. Tra pattuglie, Ah, decide questi qui ce Faverges, ma l'ho senti anch'io. che differenza? Molto più pesanti quelli da Mamma mia, questi mezzo erano già più leggeri che c'erano in commercio allora. Questi qui peseranno non è che la metà, ma... Praticamente l'attrezzatura di adesso pesa quasi come lo sci da fondo. Eh sì. Un po' più pesante lo scarpone. E poi guarda, ti ricordi le pelli qua? Strettissime per gli sci da fondo. Eh sì. E adesso il pene invece tutto lo sci, eh. Adesso è tutto lo sci. Ma sono molto stancati per vedere. E non ti scappa mai via l'attacco qua, no. Filosofia di Patch è giusta, giusta, e dice l'allenamento deve essere un piacere e la gara una festa. Io sono pienamente... La gara è una festa e l'allenamento un piacere. Poi io a volte facevo lo strappetto, dicevo ma no, ma stiamo tranquilli. Lui era sempre l'ultimo, però alla fine noi ci tiravamo sempre colla a tutti, neanche nell'allenamento. In gara non parliamo, perché in gara partiva sempre piano, seconda salita un po' di più, la terza salita poi... Io Moriva. Per quello che lui parto continua piano ancora perché non riesco ad andare di più. a farci vino, perché ha sempre trovato soci non abbastanza forti da Ma fargli non è vero, trovare uno. Invece pensa a tutto. Ho te, pensa a fatto te. un po' di anni con Peccio, Muoio per te. Gli anni 80 sono un decennio essenziale per lo sci alpinismo. Nell'aprile del 1984 rinasce infatti la mitica Parture du Glacier, un viaggio a fil di cielo lungo più di 50 km tra Zermatt e Verbier.
1986 è la volta della Pierramenta in Francia. Una gara su 4 tappe, 4 giorni di fatica, di sudore, di emozioni. Aprile del 95 è la volta del Tour de l'Huître tra Arvier e l'Alta Val Grisanche, una competizione che saprà divenire un riferimento essenziale per lo ski alpino mondiale. Maggio 1997 rinasce il nuovo trofeo Mezzalama per la sua 11ª edizione. Lo sciapinismo dunque sa finalmente guardare al di là dei confini delle singole vallate, nuovi campioni, nuovi materiali, evoluzione di uno sport che diviene sempre più sport professionistico. On parle avec Didier Blanc, déjà vainqueur de Pierramenta et de Mezzalama. Des skis, une grande progression là aussi au point de vue des skis. Oui, bah alors là, en fait, on a un peu tous les skis du moment, les meilleurs. Au niveau des poids, déjà il y a 3 ans, on était déjà sur des skis à 680 grammes que le ski. Maintenant, on a évolué. On est passé sur des skis à 630 grammes. Ensuite, on rajoute des fixations qui valent entre 100 et 130 grammes. Donc ça nous fait des skis à 750 grammes. Ensuite, ça continue encore d'évoluer parce que, comme on peut voir là sur la dernière fixation là, là et par exemple, c'est la même marque, il y avait des ressorts et là il n'y a plus de ressorts et on gagne encore en poids parce que tout ce qu'on a de moins au pied, c'est toujours ça qui nous permet d'aller plus vite. C'est vraiment une lutte sur le fil des grammes en moins. Oui, exactement, parce qu'on dit que par exemple, 1 kg au pied équivaut à 6 kg dans le sac. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à des poids aussi légers sur les skis. Et c'est des skis, là, top race, qui sont différents par rapport aux skis de randonnée normale. Oui, bah après, c'est sûr qu'on va perdre un peu en skiabilité. Et la personne qui va faire de la randonnée normale va préférer se faire plaisir, un peu plus plaisir en descente. Donc forcément, elle va prendre un ski un peu plus lourd, à peine plus lourd, pour pouvoir savourer un peu sa descente. N'empêche qu'on arrive à, pour nous qui skions toute l'année avec ces skis, on arrive à un grand niveau de ski en descente et la preuve sur ces descentes à la Pierramenta. On parle maintenant de chaussures au salon du ski alpinisme. On est avec Pierre Gignoux. Pierre Gignoux, un des grands champions de l'histoire du ski alpinisme. Alors Pierre, les dernières nouveautés pour les chaussures dans le domaine du ski alpinisme. Alors cette année, on présente notre nouvelle chaussure tout en carbone, 100% fibre de carbone. Ça s'appelle la Morpho 400. Et c'est une chaussure qui pèse moins de 500 grammes dans les petites pointures. Et le prix, c'est 1400 euros. Jean-Marc Joguet regarde avec les larmes dans les yeux ces chaussures. Ouais, c'est vrai qu'on aurait vu ça à l'époque. Je pense qu'on aurait été bien meilleur qu'aujourd'hui. Hein. Mais nous, à l'époque, la chaussure, elle faisait entre 3 et 4 kilos. Quoi, hein. C'est vraiment rien à voir. Il n'y avait pas du carbone, c'était du cuir. Hein. C'était cuir parce que j'étais au service militaire, comme je vous l'ai dit. Et les chaussures, même au service militaire et en dehors, c'était carrément pas du tout les mêmes. Hein. Il y avait, c'était attaché avec des lacets en bas et il y avait deux crochets en haut, quoi. C'était vraiment différent, quoi. Hein. Pierre, il y a une énorme recherche qui va encore progresser pour les prochaines années. Oui. Maintenant, on a fait le gros gap. Ça s'est fait il y a 6 ans quand on a présenté la première chaussure en carbone en 2006. Parce que la chaussure la plus légère, c'était 1 kg. Et nous, on avait une chaussure à 600 grammes. D'un coup, il y a eu un gros gap, un gros pas de franchi. Et maintenant, c'est des petites évolutions toutes les années. On gagne encore quelques grammes, on améliore le confort, la tenue du pied, on améliore l'ergonomie, toutes ces choses-là. Mais c'est une progression plus douce. La rupture, elle a été faite en 2006 avec les premières chaussures en carbone. Et je dirais, moi, c'est là qu'on voyait quand même, avec une paire de skis et une paire de chaussures, ça fait un ski à nous avec une chaussure.
C'est-à-dire qu'on a le poids encore dans l'autre ski et l'autre chaussure. Hein. Je pense que c'est ça à peu près. Hein. Ah oui, même. Même encore moins. Même encore moins, ouais. Même encore moins. Trois fois moins que. Même trois fois moins. Quand tu faisais la compétition, toi, voilà. C'était trois ou quatre fois plus lourd que. Voilà, qu'aujourd'hui. Quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est pareil pour les fixations. Ils sont quatre fois plus légères que les fixations voilà, comme tout tu à fait, tout à fait, tout à fait. Les skis, c'est pareil. Maintenant, c'est plus du tout le même sport. Hein. On sent pas le matériel. Non, c'est que le plaisir de la montagne, l'effort. Mais le matériel, il est vraiment adapté. On l'oublie, il fait partie de. Voilà, non, c'est vrai. Et c'est le prolongement du corps. Con la guida alpina Adriano Favre, presidente dell'Amical Grande Course. Che cos'è la Grande Course? La Grande Course riunisce cinque gare tra le più significative, tra le più rappresentative del circuito del mondo dello sci alpinismo, direi quasi mondiale. Le citiamo una per una, la Patrouille des Glaciers in Svizzera, la Pierre Lamentin in Francia, la Damello Ski Ride in Italia, il Tour del Ruitor Extreme, anche questo in Italia, e Trofeo Mezzalama. In questa seconda tornata, in questa seconda edizione della Grande Course, aperto a delle nuove candidature. Uno tra tutti è l'Altitoi, quest'anno abbiamo fatto un bellissimo test, una gara di due giorni sui Pirenei francesi, molto vicini alla Spagna, ecco che per noi ampliarci in quei luoghi e soprattutto capire anche le loro organizzazioni, come si organizzano a livello tecnico e anche amministrativo, ecco che per noi è un stimolo di migliorare le nostre gare e nel suo tempo cercare dei nuovi stimoli per andare oltre alle Alpi. E in 2014 terrà battesimo il Tris Rotondo nella Svizzera italiana. Lo sci alpinismo si sa che è uno sport difficile tecnicamente, non solo, e anche a livello organizzativo la sicurezza deve venire prima di tutto. Noi vogliamo uno sci alpinismo in montagna, vogliamo uno sci alpinismo che viene fatto sulle creste, sulle montagne più belle d'Europa. Però nel suo tempo noi organizzatori siamo consci che dobbiamo dare la massima sicurezza ai nostri atleti che corrono sulle nostre montagne. Ecco che viene posto prima di tutto la sicurezza e poi dopodiché la possibilità di correre nel miglior modo possibile sulle nostre montagne e più velocemente possibile. Ecco che i tracciati, le tracce e le parti tecniche vengono attrezzate nel miglior modo possibile da dei professionisti. La Grande Course è un circuito di sci alpinismo, quindi sci sì, ma con una profonda valenza alpinistica. Assolutamente sì, perché questa è veramente la caratteristica, il segno distintivo sotto il quale ci siamo radunati come gare. E devo dire che è stato un evento assolutamente naturale. L'embrione di idea, bisogna riconoscerlo, è partito da André Dugy, che era l'allora responsabile tecnico dell'ISMF, della Federazione Internazionale, che ci ha proposto di metterci insieme e creare questo super circuito. E ne abbiamo parlato, ci siamo trovati subito d'accordo e l'abbiamo realizzato. Credo che questa sia una delle realizzazioni internazionali più meglio riuscite. Scusate il bisticcio di parole, ma in questo campo sicuramente. Possiamo dire che una volta tanto le montagne uniscono e i numeri sono con voi. Beh, certamente le montagne in questo caso hanno unito e hanno veramente prodotto dei numeri veramente grandi, perché su questa seconda tornata della Grande Course abbiamo superato le 2000 adesioni al circuito, quindi questo sta a significare che va bene che la base sia allargata di molto,
ma significa che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, che piace agli atleti, perché lo si fa per loro. Un piccolo passo indietro per la prima edizione, breve sintesi, della Grand Course 2011-2012, circuito che si apre in Francia con la mitica Pierre Mentat ed è trionfo per Didier Blanc con Kilian Jornet-Burgada. Italiani sul podio con Giacomelli Olsnet secondi e Edelin Trento chiudono terzi. Al femminile dominio assoluto per Letizia Roux e per Mireia Mirovarela. Dalle montagne francesi a quelle italiane, dalla Pieramenta alla D'Amello, un Adamello con il trionfo per Guido Giacomelli e Lorenzo Olsnecht. Sul podio finiscono Edilin Lenzi e Antamatten Bormandion. Tra le donne, vittoria per Mireia Mirò, Leti Serou, con seconda piazza per Pedanzini Martinelli. Tocca al Mezzalama, 18ª edizione, un Mezzalama epico, monumentale, nel segno di Kilian Jornet, William Bonmardion, e a completare il terzetto, a vincere il trofeo Mezzalama, vi anche Didier Blanc. Al femminile vincono Pedanzini, Martinelli e Pellissier. Secondo anno della Grand Course ed è successo per Roberta Pedanzini e per Francesca Martinelli nella Pieramenta in Francia. Al maschile, trionfo per l'alpino Manfred Eger con il valtellinese Lorenzo Olsnecht. Valle d'Aosta, fil di cielo con il Tour del Ritter Extreme su tre tappe, il dominio per Kilian Jornet con l'emergente francese Matteo Jacquemus. Nel Ritter c'è la vittoria, l'ennesima vittoria per Letizia Roux e Mireia Mirovarela. Seconda piazza per Pedanzini Martinelli. Terze chiudono Nicolini Pellissier. La Grande Course si chiude con una partita di glacier funestata dal maltempo. Sul tracciato ridotto con arriva da Rollà vi è il trionfo per Kilian Jornet, Matteo Jacquemus e William Mardion. Tra le donne vince la squadra composta da Letizia Roux, Mireia Mirovarela, con le due fenomenali atlete c'è anche la svizzera Séverine Poncombe. Si chiude dunque con la PDG la prima edizione della Grand Course, con la vittoria assoluta per William Mardion al maschile. Tra le donne vittoria ex aequo sulle sei tappe della Grand Course per Letizia Roux e per Mireia Mirovarela.